Vi presento i nostri campioni, anzi si presenteranno da loro. Giovani italiani, abbiamo tifato per loro, ci avete fatto fare le ore piccole. Presentatevi e raccontate in maniera succinta la vostra esperienza. Ciao ragazzi, io sono Giovanni, sono appena tornato dalle Olimpiadi di Tokyo dove ho fatto la finale, sono arrivato al nono posto. Che dire, cioè, l'esperienza olimpica secondo me è il culmine, è l'apice di ogni sportivo, cioè arrivare lì alle Olimpiadi comunque è realmente il sogno. Io l'ho vissuta in grande, sono riuscito a fare grandi cose, però si può anche riuscire a far meglio. Spero che questo mio risultato aiuti la popolazione trapanese, valderice e provincia ad avvicinarsi allo sport, che è molto importante sia per la famiglia che per la vita in generale, perché ti aiuta a conoscere persone, a migliorare la vita, a viaggiare e poi anche fisicamente e mentalmente si sta veramente bene. Io sono invece Osama, il gemello quello forte, però purtroppo non sono andato in finale, ma comunque ho vissuto queste Olimpiadi al meglio, credo di aver dato tutto e mi sono divertito e confrontato con i migliori. Lo sport ci aiuta ad integrarci, a conoscere veramente tante cose, anche nella vita di ogni giorno. Sono felice di fare atletica leggera e spero che con mio fratello abbiamo mandato un messaggio alla popolazione trapanese, perché abbiamo anche visto che mediaticamente si è mossa qualcosa, che lo sport fa bene, fatelo, divertitevi, giocate, cercate di fare il meglio di voi stessi nello sport e di farlo soprattutto. Allora, io devo aggiungere una cosa, sono leggermente in conflitto di interessi. Questi sono campioni di figo, eh? Io li conosco da quando erano piccolini. Lui ha sottolineato una cosa, lo sport è integrazione. Non voglio essere secchione, però loro vengono da un paese diverso dal nostro e hanno rappresentato di più e meglio rispetto a alcuni nostri connazionali i valori e i colori dell'Italia. Questo ci deve aiutare a riflettere anche su certi pregiudizi che certa dimensione politica talvolta ci fa passare per la testa strumentalizzando le coscienze. Trapani è città porto, Trapani è città ponte, Trapani è città dell'accoglienza, Trapani è città che però chiede rispetto delle proprie regole e della propria identità. Lo sport. Qualcuno dirà adesso commentando su Facebook, ah, gli impianti sportivi sono messi male, è messi peggio quando si è arrivati 3 anni fa, li stiamo aggiustando alcuni, abbiamo preso un bel po' di finanziamenti per altri, nel giro di 1 anno, 2 anni avremo nuovi impianti che riconsegneremo alla città, intanto l'abbiamo fatto con le palestre. Però lo sport è anche valore ed è anche educazione per la vita. Loro vengono da una famiglia in difficoltà, una mamma straordinaria, io ho avuto anche il piacere di conoscerla personalmente, e credo che insieme rappresentino la potenza fisica, l'onestà e anche la grande capacità di mettersi in gioco. Lo sport può aiutare, lo sport aiuta. Noi li ringraziamo per aver tenuto alto il valore del nostro tricolore, dello sport, ma soprattutto, se mi consentite, io li ringrazio per essere sempre, da come li conosco, per davvero dei bravi ragazzi, dei ragazzi modello, di cui bisogna essere orgogliosi come cittadini trapanesi, come cittadini anche di Tito. Ed è una cosa importante, non è una cosa che dobbiamo considerare diciamo scontata, superata, eccetera. Ieri abbiamo condiviso un messaggio con il mister bellezza, insomma, 2021. La bellezza è quella del messaggio valoriale di quel ragazzo che ci dovrà fare gli spot per il Covid, parlando dei ragazzi che fanno vita. Noi abbiamo un numero molto alto adesso di contagiati in provincia di Trapani. Io giovedì terrò una riunione con gli altri sindaci e l'ASP, dobbiamo fare attenzione, non vogliamo rinchiuderci normalmente dentro le case, ma dipende da ognuno di noi. Dunque, per quello che avete dato e per quello che necessariamente dovete continuare a dare. Questi sono campioni, ok? Grazie.